Avete presente quei documentari sugli insetti in cui la telecamera riprende in modo molto ravvicinato le mandibole di formiche, cavallette, mantidi religiose, che banchettano voraci, accatastate le une sopra le altre, con tanto di bava filante, e divorano qualunque cosa passi loro davanti? Tipo quei film degli anni 70, a metà tra la fantascienza e l'horror, che raccontano, se vogliamo in modo anche un po' trash, catastrofiche invasioni di insetti, ovviamente sempre affamati. Tipo l'impero delle termiti giganti. Vabbè, comunque sia, non so quale sia la ragione, ma quando penso alla degradazione batterica dei semilavorati, che è esattamente l'argomento del podcast di oggi, il mio cervello crea queste improbabili associazioni. E questo è certamente un delirio del tutto personale, lo ammetto. E forse in effetti è meglio se rientriamo in carreggiata e riprendiamo il nostro viaggio. Io sono Davide Trentini e questo è Apparentemente Invisibili. La chimica in ceramica. Partiamo dunque da una domanda. Dove siamo quando parliamo di degradazione dei semilavorati? Prima di rispondere faccio un piccolo passo indietro per dare un senso a questo dove siamo. Quando ci siamo immaginati questo podcast, o comunque abbiamo iniziato a ragionare su quale dovesse essere il punto di partenza per parlare di chimica applicata ai processi produttivi ceramici, abbiamo sentito l'esigenza di visualizzare fisicamente, intendo, l'intero processo, dallo stoccaggio delle materie prime fino all'imballo finale delle piastrelle, pronte per entrare nei negozi dei rivenditori. Visualizzare cioè l'intero processo senza tralasciare nulla per capire veramente in quale fase del processo la chimica gioca un ruolo importante, determinante o anche marginale, ma comunque necessario. Ci siamo dunque immaginati una metropolitana che se volete vedere potete trovare sul nostro sito o comunque nei diversi strumenti di comunicazione che abbiamo nel tempo messo in campo. Una metropolitana in ogni caso le cui stazioni individuano ogni singola microfase del processo produttivo. Per cui, per tornare alla domanda iniziale, dove siamo quando parliamo di degradazione dei semilavorati, la risposta è evidentemente nella zona di stoccaggio, una zona che si trova a latere della linea produttiva in cui i semilavorati stazionano all'interno di vasche per tempi più o meno lunghi prima di essere utilizzati in una o più stazioni del processo. Ma che cosa sono i semilavorati? In ceramica parlare di semilavorati significa parlare prevalentemente di sospensioni acquose che trovano la loro applicazione quasi sempre o comunque molto spesso lungo la linea di smalteria. Di quali categorie stiamo dunque parlando? Ne citiamo alcune a titolo di esempio. Smalti macinati, engobbi, sospensioni di graniglia, sospensioni di liquidi, di ossidi e coloranti. Ora che abbiamo individuato i principali semilavorati che sono oggetto di questa puntata, aggiungiamo un tassello, dicendo che è proprio durante la loro fase di permanenza in vasca che la degradazione batterica può subentrare. Diamo dunque immediatamente un nome anche ai principali responsabili del problema, così da avere sin da ora un quadro molto chiaro. Acqua e materiale organico. O ancora meglio, la compresenza, la contestuale presenza di acqua e materiale organico. In linea generale, infatti, il lavoro dei batteri inizia nel momento in cui l'acqua viene addizionata all'interno delle vasche. Questa è la ragione per cui è piuttosto raro assistere alla formazione di attività batterica all'interno di polveri e prodotti privi di acqua. I batteri trovano nel materiale organico contenuto all'interno delle sospensioni un'importante fonte di nutrimento che mette in moto il loro metabolismo e dunque la loro attività contaminante. Quali sono i principali ingredienti delle sospensioni oggetto di contaminazione e dunque quali sono le parti organiche principalmente attaccate dai batteri? Annoveriamo le materie prime inorganiche, come ad esempio pigmenti, argille, felspati, nefelina, il materiale organico derivante dalle materie prime e gli additivi chimici di origine naturale o sintetica, che possono essere sia di natura organica che inorganica e che assolvono a diverse funzioni in base all'obiettivo: fluidificare, lubrificare, sospensivare, eccetera. Ma da dove vengono i batteri?
Una volta stabilito qual è il mix che fa insorgere una possibile contaminazione, infatti, occorre chiedersi da dove arrivino i batteri, che origine hanno. Facendo i dovuti distinguo, i batteri sono quasi sempre presenti nelle materie prime di origine naturale, come le sabbie, i feldspati, le argille. Possono ampiamente trovarsi nelle acque di macinazione, così come in atmosfera. Sono spesso anche rintracciabili all'interno dei contenitori o comunque su tutti quegli strumenti implicati nella preparazione dei semilavorati. Occorre infine rilevare che l'attività dei batteri risente in modo sensibile della stagionalità, o meglio, della temperatura. Volendo generalizzare, ciò significa che durante i periodi più caldi e umidi, i batteri attivano il loro metabolismo molto più velocemente e certamente in modo esponenziale. Cosa succede dunque all'interno della sospensione quando un attacco batterico è in atto? I batteri, come abbiamo già evidenziato, si nutrono del materiale organico e dunque anche delle parti organiche di alcuni additivi. Additivi che svolgono una funzione fondamentale per conferire alla sospensione i giusti parametri reologici necessari al corretto svolgimento dei processi. Parametri che hanno ad esempio a che fare con la viscosità, il giusto limite di scorrimento, l'assenza di fenomeni di sedimentazione e così via. La degradazione batterica, andando a intaccare in modo parziale o totale le caratteristiche reologiche della sospensione, ne compromette in sostanza il suo corretto uso in fase applicativa. Come se non bastasse, ad aggravare ulteriormente la situazione, intervengono i metaboliti, che vengono prodotti dagli stessi batteri e che sono in sostanza gli scarti derivanti dalla loro nutrizione di materiale organico. Ribadisco, stiamo parlando di scarti prodotti dai batteri e so per certo di avervi regalato un'immagine stupenda. Quindi, i metaboliti sono i responsabili, unitamente ad altri fattori, di diverse tipologie di difetti e problemi. Vediamo dunque i principali. In primo luogo, parliamo di problemi di natura applicativa, come il mancato o inadeguato livellamento della sospensione sulla superficie del corpo ceramico, una volta che la sospensione infatti è stata appunto applicata per mezzo di sistemi a spray o sistemi a caduta. Oltre a dare evidentemente origine a cattivi odori, la degradazione batterica, andando a modificare i valori reologici della sospensione, può anche essere alla base di eventuali fenomeni di sedimentazione o schiumosità all'interno delle vasche in cui si trovano le sospensioni prima di essere applicate, fenomeni che evidentemente impattano molto negativamente sul processo. Talvolta i problemi emergono non solo in fase applicativa, ma sono e rimangono visibili anche dopo cottura. Un esempio per tutti sono le ben note spillature dello smalto, che per chi non mastica la lingua ceramica potremmo definire come dei microforellini che si formano sulla superficie ceramica, spesso visibili anche ad occhio nudo. Come dunque porre rimedio al problema? È possibile ripristinare le caratteristiche originali di una sospensione compromessa a livello batterico? Possiamo certamente dichiarare che è possibile intervenire in modo efficace nei casi in cui la degradazione non sia particolarmente aggressiva, cioè nei casi in cui il numero di batteri e di scarti organici non sia eccessivamente elevato. In questi casi, una volta valutata l'entità del problema e stabilito che l'intervento di ripristino è necessario, occorre procedere in due diverse fasi. In primo luogo, è necessario eliminare e dunque uccidere i batteri mediante l'uso di appropriati additivi biocidi e preservanti. Dopodiché, dopo un'attenta analisi di laboratorio, è bene ripristinare le caratteristiche reologiche della sospensione attraverso l'uso degli additivi più adeguati allo scopo. Una volta ripristinata la sospensione, sarebbe evidentemente opportuno procedere con un'attenta analisi dell'ambiente di lavoro, non solo della zona in cui vengono preparati i semilavorati, ma anche delle aree in cui essi vengono applicati. Uno screening che è fondamentale per verificare l'eventuale presenza di colonie batteriche in atmosfera, che ovviamente potrebbero intaccare e agire sui prodotti che stazionano in stabilimento. Inutile evidenziare che tale controllo sarebbe importante anche in assenza di attacchi batterici, in modo da mettere in atto alcune azioni preventive utili a scongiurare possibili aggressioni. Un ultimissimo aspetto che è certamente da tenere in considerazione è la variabile tempo.
L'efficacia dei prodotti preservanti si esaurisce infatti a mano che essi assolvono alla loro funzione nei confronti dei batteri. Che cosa significa? Significa che per certi versi potremmo dire che i preservanti muoiono insieme ai batteri. Allo stesso modo, l'efficienza degli additivi può anche esaurirsi nel tempo in modo del tutto naturale. Per queste ragioni, ovviamente, risulta evidente come all'interno di un'attività preservante sia bene ripristinare periodicamente il prodotto additivo, così da rinnovare in modo continuativo la sua azione ed efficacia. Con questo siamo giunti anche oggi al capolinea, per cui come sempre non mi resta che ringraziarvi per aver viaggiato con noi e nel caso voleste approfondire l'argomento vi invito ancora una volta a contattarci all'indirizzo email zsce-news@zimmer-schwarz.com. Chi ancora non sapesse come si scrive, forte della mia totale ed assoluta comprensione, può trovare tutti i nostri contatti digitando semplicemente ceramco.it. Dalla nostra apparente invisibilità vi saluto. A presto!